Non è un bel momento per per Lavatiero. Reduce dalla vittoria del Grande Fratello. La fidanzata di Mirko Brunetti è finita al centro della bufera per via delle sue sponsorizzazioni. Secondo alcune segnalazioni la ragazza starebbe facendo delle sponsorizzazioni sospette sui social network dove sta cercando di affermarsi come influencer dopo la vittoria nel reality show di Alfonso Signorini. La questione è stata affrontata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia a Casa SDL. Non tutti hanno imparato la lezione dopo il caso di Chiara Ferragni. Vi do un consiglio: di andare a dare un'occhiata a Per Lavatiero, che ha palesemente nascosto la DV in tutte le sue storie. Ha spiegato Parpiglia: secondo me non è giusto che una persona di rilievo come la Ferragni debba rispondere e questi facciano finta di niente. Perla pubblicizzava tra l'altro il Fufaguru, quelli che si vendono come specialisti e professionisti del proprio settore per fare iscrivere i follower a corsi online che promettono guadagni facili, quindi non proprio il massimo. Me lo sono segnato. E colgo l'occasione per dirvi che noi abbiamo un osservatorio sulla pubblicità che quotidianamente va ad analizzare i clean pubblicitari e scrive alle imprese per chiedere spiegazioni le parole del presidente del Codacons Gianluca di Ascenzo. Ora su Perla Vatiero si abbatte un altro dramma, questa volta familiare. Vi scrivo per farvi sapere che sto attraversando un momento molto brutto che speravo non arrivasse mai, ha scritto Perla Vatiero in questi minuti sul suo profilo ufficiale. Una notizia che ha sconvolto i suoi fan, che sui social hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla vincitrice del grande fratello. La fidanzata di Mirko Brunetti, dopo aver annunciato il lutto, ha fatto sapere di aver raggiunto la sua famiglia da Milano. Ricordiamoci di goderci ogni attimo che ci è concesso perché purtroppo la vita è un soffio. E ancora, fai buon viaggio zia, ti amo tanto. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.